anch'io il fit tiramisù, cioè un tiramisù super super light, senza calorie, ed è facilissimo da fare perché occorrono veramente due o tre ingredienti. Allora, ecco quello che vi occorre. Vi occorreranno dei pavesini, io ho utilizzato questi al cacao per gusto, voi potete utilizzare anche quelli semplici, o se volete potete anche utilizzare i savoiardi, ma poi non è più light. Poi vi occorreranno due vasetti di yogurt al caffè normale e due vasetti di yogurt greco, io ho preso quello alla vaniglia per dare un tocco un po' più saporito al nostro tiramisù. Nel frattempo prepariamo prima la crema e mentre prepariamo la crema mettete a fare il caffè. La crema è semplicissima, basterà unire i due yogurt al caffè e i due yogurt greco. Quindi li uniamo insieme, li amalgamiamo insieme e verrà proprio questa crema bella densa, come se fosse veramente del mascarpone. Quando il caffè è pronto iniziamo a preparare la nostra base per il tiramisù, quindi immergiamo i nostri pavesini al cacao pochissimo tempo, proprio un secondo, nel caffè, mettiamo nella nostra teglia. Facciamo il primo strato di pavesini, poi subito dopo la nostra crema al caffè yogurt e poi io, per dare un tocco in più, vado a preparare anche un po' di sciroppo al cacao che faccio con un cucchiaino di cacao amaro. Un cucchiaino di zucchero, se volete potete anche ometterlo o mettere un pochettino di miele, e del latte. Al posto del latte potete utilizzare anche l'acqua. Mettetela d'occhio perché deve essere comunque né troppo densa né troppo liquido. Quindi una volta preparato il nostro sciroppo al cacao lo andiamo a mettere sopra alla nostra crema allo yogurt, dopodiché facciamo un altro strato di pavesini e infine l'ultimo strato di crema allo yogurt. Una spolveratina di cacao amaro se volete e il vostro tiramisù è pronto. E come avete potuto vedere è semplicissimo ed è veramente veramente buono. Ovviamente non è bello compatto come un tiramisù normale, perché come vi ho detto i pavesini sono molto friabili, però basta stare attenti, basta non tenerli troppo nel caffè. Ovviamente il gusto è un po' particolare perché vi deve piacere lo yogurt, si sente il caffè e il cacao, ma nel frattempo si sente quell'aspro dello yogurt. A me personalmente piace molto ed è un dolce che io mangerei volentieri a colazione. Spero tanto che comunque il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su, lasciatemi un commento qui sotto se l'avete mai fatto, se avete qualche consiglio, magari avete utilizzato qualche altro ingrediente, l'avete fatto a qualche altro gusto, fatemi sapere comunque. Vedete anche il mio Instagram, vi lascio qui il nome del mio Instagram e mi raccomando attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sugli ultimi video che carico. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!